Un giorno verrò a prendere, un giorno quello mi dice, un giorno ti opererò, un giorno verrò a prenderti. Manca solo i carabinieri. No, se viene fatta sto cazzo. Hai zitto, se no ti do un pugno, stai zitto adesso. Allora. Come ti chiami? Paolo. Paolo, benissimo. Paolo, io sono il grande mago Baciuto, vero mio assistente? Devi sentire un attimo il microfono. Devo svelare un segreto al nostro amico Paolo. Paolo! Guarda verso il cielo, il cosmo che sovrasta vicevole, popolato da forze magiche inimmaginabili, forme di energia elettrica non controllabile. Se gli uomini riuscissero a catturare parte di questa energia, come sarebbe diverso il mondo, ma gli uomini possono catturare questa energia. Solo Paolo, dobbiamo unirci fra di noi, formare con i nostri corpi una specie di antenna magica. Io ho brevettato una di queste antenne magiche. Si chiama il convoglio ferroviario. Convoglio ferroviario, dove io sono la locomotiva e Paola il vagone. C'è una sola legge. No, una sola legge qui che salvaguarda ritmo e freschezza evocativa di quello che andremo a fare. Parte la locomotiva, parte anche il vagone. Non parte la locomotiva, il vagone non prende iniziative. Un paio di palle e non ho avuto dei problemi da altre parti. Riapriremo con una piccola filastrocca. Adesso sono affidate le strofe a Paolo e il ritornello. Strofa. È un trenino a vapore che fa ciù, e ciù, e tu ribatterai. Sarebbe bello e gentile che qualcuno di voi ci regalasse un fischio, come fosse quello di un capo stazione, intenso, acuto, maschile, forte. Sentiamolo. Meglio, possiamo fare meglio. Eccolo, dov'è? Sentiamola. Fa sentire. Fai il fischio bene. Bravo! E se l'hai fatto con la bocca, bravissimo! Ha un mio cenno, ma non quando vuoi tu. Ha un mio cenno, guardami. Era meglio prima. Non preoccuparti, la seconda è dura per tutti. È un trenino a vapore che fa ciuff e ciuff e ciuff. Però non devi dire ciuff ciuff, devi dire tutù. Sono una consonante e una vocale. Non è l'Iliade da ricordarsi adesso, tanto qua. Facciamo ancora una volta e poi la chiudiamo qui. Sei pronto? Fischio! E quello sta mangiando. È un trenino a vapore che fa ciù, fa ciù, fa ciù. Esperimento riuscito. Grazie Paolo!